Beh, la situazione di Monte Stallonara è una situazione che riguarda diversa, una porzione ampia che riguarda il tema dei piani di zona, dove spesso sono state fatte nella estrema periferia romana dei nuovi quartieri nei quali sono stati venduti da privati case alla gente, convincendole che sarebbero stati dei quartieri oasi di felicità, e poi non sono state costruite le opere di urbanizzazione che erano necessarie a far vivere la gente dignitosamente. Per cui ci sono persone che hanno comprato casa e non hanno neanche le fogne. Non è che non hanno le strade perché non ci sono le strade, non è che non hanno la DSL perché non ce la, non hanno le fogne, non hanno l'acqua in alcuni casi, perché il comune in alcuni casi ha sbloccato dei fondi che poi non ha mai utilizzato per ragioni di lentezza burocratica, che sono purtroppo una quotidianità per i cittadini romani, ma anche perché i privati che hanno fatto convenzione con i comuni non hanno mantenuto quelle convenzioni. Allora siamo andati ad ascoltare i cittadini di Monte Stallonara come simbolo di tante altre. Di tanti altri piani di zona aperti sulla capitale, per dire che nella nostra idea di un'amministrazione di Roma Capitale, quando tu ti prendi un impegno con l'amministrazione, mantieni quell'impegno, altrimenti non costruisci, che quando il comune si prende un impegno con i cittadini, deve mantenere quell'impegno perché altrimenti non è giusto che i cittadini paghino le tasse, e bisogna ricordarsi che ormai ci sono 800.000 romani che vivono fuori dal raccordo anulare e, diciamo, i pionieri della nuova Roma, che sono i cittadini che abitano in queste zone, che vanno attenzionati e tutelati esattamente come accade per i cittadini della zona del centro.